Hanno sfilato in sella le loro biciclette attraverso lo stesso percorso seguito da Potito Colucci, il ciclista di 70 anni investito e ucciso nei giorni scorsi sulla strada che da Arpinova conduce a San Marco in Lamis. Il corteo in due ruote si è fermato poi nella chiesetta di Arpinova, dove il parroco ha celebrato una funzione commemorativa per quello che tutti conoscevano come un uomo di rara generosità. La morte di Potito Colucci riapre la questione relativa alla sicurezza delle strade di Capitanata, troppo spesso teatro di investimenti mortali. Succedono questi incidenti perché a Foggia si parla troppo e si fa poco. Dovrebbero fare in modo che noi possiamo girare con le biciclette tranquilli per le strade sono rovinatissime, non ho mai visto strade che non sono strade ciclabili per noi, ma ci sono delle buche enormi che io molte, più delle volte mi abbraccio allo sterzo per evitare i contraccolpi. Non esistono piste ciclabili, quindi non abbiamo letteralmente lo spazio per poter pedalare e soprattutto il manto stradale è pazzesco, cioè non ci permette di andare a destra, buche, ogni sorta di problemi, quindi effettivamente siamo continuamente in pericolo. È uno sport sicuramente pericoloso, però ecco, nessuno ci viene incontro per rendercelo più agevole, insomma è una passione e quindi spero che in futuro si possa provvedere.